Si conclude il 4 maggio alle 19 allo spazio binario di Zola Predosa la stagione Contro Natura, Lucciole e Mormorini. Abbiamo parlato a inizio stagione, organizzata dall'Associazione Culturale Cantaride. Si chiude con uno spettacolo importante con un grande attore, Roberto Latini, lo spettacolo Della delicatezza del poco e del niente di Mariangela Gualtieri. Roberto Latini, bentrovato. Grazie a voi, bentrovati. Allora, raccontaci di questo spettacolo, è un, possiamo dire, un recital in qualche modo? Beh, sì, per me è un privilegio quello di essere nelle parole poetiche di Mariangela Gualtieri, nella sua sensibilità, insomma, nella sua anche accondiscendenza, mi viene da dire, nel permesso che mi dà di frequentare così le sue parole, le sue combinazioni, e poi la poesia è un po' il suo stesso tentativo, e quindi mi sento così aggiunto a questo tentativo, insomma, attraverso le parole di Mariangela, che potesse delle poete più importanti del nostro tempo, insomma, per la sua anche capacità, insomma, trasversalità teatrale, per la sua storia. È un'occasione che mi onora e che davvero mi riempie di piacere, insomma, di responsabilità rispetto alla restituzione di quanto è bello poi, insomma, leggerle. Questo è un po' quello che accade ogni volta quando si ha magari a che fare con qualche cosa che si sente così nei pressi, no? Allora di riuscire a tenere il fuoco su quella privatezza che non può diventare privazione. Giusto per dare due coordinate a chi ci ascolta e che magari non ha chiaro di chi stiamo parlando, Mariangela Gualtieri, insieme a Cesare Ronconi, tra le altre cose, oltre ad essere poetessa, appunto, e drammaturga, ha fondato il Teatro Valdocca, e invece Roberto Latini è l'attore, prima ho detto grande attore, non per niente, anche con certificato, perché il premio UBU 2017 come miglior attore l'hai avuto tu l'anno scorso, quindi anche questo è un riconoscimento del grande lavoro che hai fatto in tanti anni di carriera. Ma io ti volevo chiedere questo. Questo invece, in parte mi hai anche già risposto, ma che cosa ti colpisce di più dei testi che hai scelto per questo spettacolo dedicato alle poesie di Mariangela Gualtieri, intitolato, lo ricordo, Della delicatezza del poco e del niente? Beh, quella davvero capacità che hanno le parole, le parole di Mariangela Gualtieri, insomma, di essere lì semplicemente, di essere così vicine, da avere una prossimità proprio con quelle finestre che si aprono sul personale, sono anche, credo, nell'esattezza della lettura, perché al di là, ecco, del lavoro che invece Valdoca, proprio con i testi di Mariangela, che diventano, attraverso il lavoro di Cesare Ronconi, drammaturgia, e quindi diventano la scrittura, diventano scrittura scenica, queste occasioni qui hanno invece il disarmo, ecco, per dirla più precisamente, il disarmo proprio della scena, a favore dell'ascolto e di quanta immaginazione può venire dall'ascolto. È una parola così bella in italiano, insomma, il sentire, che ha questa duplice possibilità di sensazione e di ascolto. Quindi, ecco, il sentire che può venire da questi testi, da queste poesie, è un sentire al quale si aggiunge anche il lettore. Tu sei quindi un po' attore, un po' ascoltatore, quindi? Questo, diciamo, è quello che più mi preoccupa rispetto, ecco, al fatto che sono testi che mi piacciono molto, parole che mi piacciono molto e che mi accompagnano trasversalmente, dico, anche al di là della scena, sono testi che leggo ogni tanto, per mio piacere personale, quindi poi darli a un pubblico è in qualche modo privarsene, no? Però, dicevo, quel privato non può diventare privazione, è un po' lì che si gioca la questione. L'appuntamento quindi con Roberto Latini e Della delicatezza del poco e del niente, i testi di Mariangela Gualtieri, è venerdì 4 maggio alle 19 a Zola Predosa allo spazio binario. Grazie Roberto per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto, buon lavoro.